Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, oggi in questo video voglio fare quattro chiacchiere con voi, stile pigiama party. Infatti sono tipo con una felpa che uso per casa. Devo fare la cheratina ai capelli e visto che è un procedimento bello lungo, voglio approfittarne, parlare un po' con voi, chiarire alcune cose, rispondere ad altre cose, eccetera eccetera. Lo sapete, io amo fare video chiacchiericci e amo chiacchierare con voi, quindi quando ho l'occasione. E tra l'altro devo spiegarvi un po' di più sulla cheratina, ovvero l'air botox che uso, perché ricevo sempre migliaia di domande a riguardo e quindi magari mentre la faccio appunto vi spiegherò qualcosina in più rispetto all'altro video che avevo fatto, perché appunto mi avete inondato di richieste. Comunque devo iniziare lavando bene i capelli, di solito faccio 3 shampoo perché bisogna sgrassarli tantissimo, addirittura alcuni consigliano di farne 5, quindi vado, faccio 3 shampoo e torno. Ok, ho asciugato i capelli, ho lavato i capelli 3 volte, ho asciugato i capelli all'80%, quindi devono essere appena un pelino umidi e poi si va ad applicare la cheratina o hair botox. Io uso i guanti, in realtà non succede niente se non li uso, però mi diventano, cioè le mani diventano tipo viola, devi lavarle 5 volte prima che ti vada via il colore, quindi preferisco usare i guanti. Ma questa non contiene formaldeide, per questo che io lo chiamo cheratina, in realtà è un hair botox, perché l'hair botox, a differenza delle cheratine comuni, non contiene formaldeide, per questo che io mi sento tranquilla ad usarla a casa. E l'ho sempre fatto con successo, nel senso che i miei capelli rinascono sempre quando faccio la cheratina. Di là c'è Denver che grida, lo sentite? Lui deve essere sempre presente nei miei video, è incredibile. Gatto Denver, tu che cosa ci fai qui? Di solito non lo lascio entrare in camera, mi piace il fatto che lui entri e chi se ne frega. Gatto Denver! Ok, adesso vado a prelevare il prodotto semplicemente con le dita, così ne prendo un po' e vado ad applicarlo su piccole ciocche, così c'è scritto, e così facciamo, nel senso che bisogna stare attenti che il prodotto vada su tutto il capello, non sulla fronte magari, Nicole. E di solito applico la cheratina sempre tipo da un centimetro, non vado proprio sulla radice del capello, perché ho notato che se lo faccio mi viene la forfora e mi dura tipo qualche giorno dopo il trattamento, quindi per forza questo. Non è successo a me, ma è successo quando me l'hanno fatto in passato e quindi ho imparato. E vabbè, continuo semplicemente ad applicare la cheratina su tutti i capelli. E una cosa che volevo menzionare, mentre i miei capelli diventano viola e sembro un alieno, una cosa che volevo aggiungere e approfitterò in questo video riguardo il discorso che ho fatto nell'ultimo vlog, nella prima parte del video in cui vi dicevo di come questa che voi vedete sui social è la mia vita reale, non è una soap opera. Quindi quello che io intendevo dire è che se qualcuno in una soap opera magari può dire ah, mi ero affezionata a quell'attore, che peccato che non c'è più, nessuno ci rimane male, invece io, che queste cose le vivo in prima persona, magari invece ci rimango male a se magari mi viene ripetuto il nome di Tomáš così spesso, eccetera eccetera. Ma non perché, oh mio Dio, ho rovinato completamente questa felpa. Ok, va bene, no, in realtà credo che con un lavaggio in lavatrice se ne vada, almeno me lo auguro. Però io amo condividere la mia vita con chi mi segue, altrimenti non lo farei, nessuno mi ha obbligato, io amo farlo. È solo che bisogna capire che appunto questa è la vita reale, non è un telefilm, non è un film in cui ci sono attori che recitano una parte e sceneggiatori o produttori che poi decidono di eliminare un personaggio o un attore dalla soap opera o dal film. Questa è la mia vita reale, quindi se alcune persone se ne vanno dalla mia vita, se io ho deciso così, purtroppo non è tanto carino, perché è come dire ad un'amica e continuare a nominarle e a ricordarle cose del passato che magari non le fanno piacere, tutto qua. Ma io voglio che siate miei amici, nel senso, questo è il discorso. È come se una mia amica continuasse a nominarmi il mio ex dopo tutti questi mesi, mi darebbe, insomma, dopo 8 mesi mi darebbe un po' fastidio tutto qua, però d'altra parte so che è una cosa comune.
Scusatemi, ho dovuto cambiare videocamera, rimango sempre senza batteria nei video. Comunque, alcuni mi hanno detto: ma Nicole, immagina se Belen dovesse seccarsi, infastidirsi per questo genere di commento, eccetera eccetera, su magari i suoi fidanzati, eccetera eccetera. Sì, è vero, però io non mi ritengo Belen, non mi ritengo famosa come Belen, e ho un rapporto molto più vicino di amicizia con chi mi segue, quindi vi dico quello che direi ad un'amica. Comunque, siamo arrivati al momento della posa. Adesso devo aspettare 40 minuti, così lascio i capelli appunto in questa stranissima pettinatura violacea per circa tre quarti d'ora, dopodiché risciacqueremo e poi li piastreremo. Devo solo risciacquare, non lavarli. Nel frattempo magari approfitto e vi faccio vedere. Allora, il prodotto, ragazzi, è sempre questo, è il Sponge Free Effect Crystallization, Hair Crystallization di Max Liss. Vi metterò il link dove potete acquistarlo, cioè sul sito di Max Liss. Calcolate che viene dal Brasile, perché è un brand brasiliano, e tra l'altro le migliori cheratine, hair botox eccetera sono appunto brasiliani. Calcolate questo perché potrebbe succedere che vi becchiate le spese doganali. Comunque in realtà conviene, però potrebbe succedere, a me è capitato. Devo dire però che utilizzano un corriere molto veloce, che è FedEx se non sbaglio, TNT o FedEx, e quindi arriva molto velocemente in realtà, in, che ne so, 4-5 giorni, una roba del genere. Però rischiate la dogana, io ve lo dico, e che io sappia, ho cercato in lungo e in largo, perché me l'avete chiesto in tantissimi, che io sappia in Europa non si trova, almeno online. Può darsi che lo troviate in qualche appunto salone. Io hanno iniziato ad usarla su di me nel salone che frequentavo ad Amsterdam, quindi in realtà può succedere che lo troviate nei saloni, però online, che io sappia, almeno io non so dove trovarlo su siti europei per saltare la dogana. Quindi su questo purtroppo non c'è tanta via d'uscita, però a me continua a piacere tantissimo l'effetto che dà. L'unica pecca forse è proprio questo colore violaceo che ti lascia sui capelli i primi tre giorni, prima che poi tu vada a risciacquarla, se sei bionda, se hai capelli chiari, ovviamente se hai capelli scuri non si vede niente, però me li lascia morbidi, setosi, lucenti, cioè ti cambia la struttura del capello, ti cambia il capello da secchi e indomabili e arruffati, che si appunto arruffano subito e si, con l'umidità, diventano paffuti. Il capello ti cambia, e dopo, cioè anche quando piove, rimangono lisci, setosi, sono fantastici, cioè è fantastico. Una cosa che mi avete chiesto in tantissimi è se liscia anche i capelli. Sì, questo è un trattamento che, oltre a nutrire il capello in profondità, perché il capello è fatto di cheratina, ve lo spiegavo nell'altro video, quindi è ovvio che la cheratina va a... io ovviamente non sono professional, quindi vi posso dire quello che ho letto. Praticamente va a penetrare e a chiudere le squame del capello, e quindi insomma va a rinforzarlo e a ringiovanirlo, rinnovarlo, però è anche un trattamento che ti liscia il capello, quindi se avete capelli comunque mossi, ricci, volete lisciarli eccetera, questo trattamento è top. A me la fase lisciante non interessa tanto, perché ho i capelli liscissimi di mio, che non hanno un'onda, lo sapete, neanche a cercarla, quindi insomma per me non è, io non cerco esattamente questo, ecco, la uso solo per il potere curativo, diciamo, del capello. Altra cosa, ragazzi, mi raccomando, ve l'ho detto anche nell'ultimo video, però aspetto i vostri tatuaggi. Voglio fare un tatuaggio ispirato a voi, al mio canale YouTube, perché tra poco saranno 10 anni che faccio video, quindi per me è un compleanno importantissimo, un traguardo super 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 importante. Voi che mi seguite siete parte della mia vita quotidiana da 10 anni, ragazzi, che è tantissimo, quindi voglio festeggiare con un tatuaggio che mi ricordi appunto questo mio percorso su YouTube, questi primi 10 anni. Però voglio che siate voi a consigliarmi un disegno, un tatuaggio appunto, meglio se piccolino. Mandatemi su Instagram, trovate il link qua sotto, altrimenti mi cercate con il nome del canale e mandatemi i vostri disegni, vi prego. Già me ne avete mandati tantissimi ed alcuni sono adorabili, quindi continuate a farlo, perché poi selezionerò uno dei tatuaggi che mi avete mandato e lo farò. Quindi sono super super emozionata e spero che vi piaccia questa idea di fare un tatuaggio che
scegliete voi, quindi insomma io sono super emozionata per questa cosa. Vabbè ragazzi, aspettiamo ancora un po' e ci rivediamo tra poco. Io nel frattempo sciacquo i capelli. Ok, ho sciacquato la cheratina soltanto con acqua, come dicono sulle istruzioni, e adesso vado ad asciugare i capelli, stavolta completamente. Ho capelli completamente asciutti, li sento già molto più morbidi e setosi. Anche se ovviamente devo ancora piastrarli, altrimenti la cheratina non penetra nel capello, quindi poi quando vado a lavarli se ne va, quindi è molto importante andare a piastrarli. C'era scritto fino a 220 gradi, io la metterò a 200 la piastra. Mi hanno spiegato che è molto importante riscaldare e piastrare bene i capelli, e mi hanno spiegato che non devo aver paura di rovinarli, perché sono completamente, ogni capello è completamente coperto da uno strato spesso di cheratina, quindi io andando a piastrare il capello vado semplicemente a piastrare la cheratina all'interno, non vado a rovinare il mio capello, anzi vado a nutrirlo. Quindi la piastra si è riscaldata, tra l'altro uso sempre la piastra con... questa era una collaborazione di tipo quando ho iniziato su YouTube, ed è una piastra con cui mi trovo ancora benissimo, ed è del brand Cloud9, che non so nemmeno se esiste ancora, della serie. Fatemelo sapere, io mi trovo da Dio con queste piastre, secondo me hanno la stessa qualità delle GHD e credo siano state anche create tipo dalle stesse persone o da alcuni ingegneri che hanno lavorato da GHD, poi hanno lavorato anche sullo sviluppo di questa piastra, una roba del genere. Comunque volevo anche rispondere a tutti quelli che mi dicono: Nicole, non fare caso, è un periodo che vediamo che sotto i tuoi video ci sono un sacco di commenti negativi, offese, cose del genere, non farci caso, e vi ringrazio. E poi mi chiedete spesso se questo mi fa mai pentire di condividere così tanto della mia vita privata, perché sembro sempre un ananas, condividere così tanto della mia vita anche privata sui social eccetera eccetera, e vi voglio dire di non preoccuparvi, perché a me piace quello che faccio e mi piace e lo farò sempre, quindi sì, per rispondere alla vostra domanda, sì, continuerò sempre 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 a condividere la mia vita, tutto di me, non c'è niente di cui io mi vergogni, che io voglia nascondere a voi. Io sono fatta così. Lo so che molti youtuber condividono tutto, altri non condividono quasi nulla della loro sfera privata o assolutamente nulla, però non fa per me. Io mi sono aperta a voi e voglio continuare a rendervi partecipi di tutto, anche della mia vita privata, chi se ne frega dei commenti. Avete ragione, assolutamente, io a volte rispondo alle provocazioni e critiche, magari sbaglio ma non ho niente da nascondere, quindi voglio sempre spiegare i miei motivi e spiegarmi, insomma, però non vi preoccupate, perché non ho nessuna intenzione di filtrare i miei contenuti o di lasciare fuori pezzi della mia vita da YouTube, da Instagram, dai social, perché non fa per me, cioè non è il mio stile, boh, non lo so, io mi sono aperta con voi e sono così, cioè mi piace incontrarvi, mi piace il fatto che sappiate tutto di me. Io nel frattempo sto piastrando i capelli, ma bisogna passare su ogni ciocca tipo 10 volte, quindi vabbè, io non ho capelli stile mediterraneo, quindi super folti e super voluminosi, quindi per me... io vado semplicemente a piastrarli così. Ovviamente se avete tantissimi capelli vi conviene dividerli in ciocche per assicurarvi di passare con la piastra su ogni ciocca, su ogni capello. Per me è molto più semplice in realtà, perché appunto sono sicura di passare su tutte le lunghezze in questo modo e di non dimenticare niente. Purtroppo non ho tutta questa criniera. Alcuni usano questo anche per offendermi, tipo: Nicole, non hai capelli, ti mancano i capelli lunghi, non è che ti mancano i capelli lunghi, ti mancano i capelli bassi. Ho letto un commento del genere adesso e lo sto leggendo con questa voce. E ragazzi, io ho i capelli sottili, io mi trovavo bene per questo, per questa cosa in Olanda, perché in Olanda sono tutte bionde con i capelli sfigati come me, mentre in Italia noto che la bellezza del capello sia molto più alta rispetto appunto ai paesi nordici, perché le italiane tendono ad avere capelli molto più robusti, spessi, forti, più sani, boh, non lo so, è ad avere più capelli in generale. Io invece ho questo capello sfigatissimo, che evidentemente ho preso dai miei parenti tedeschi e austriaci, che cosa vi devo dire? Ok, dovremmo quasi esserci da questa parte.
andiamo a piastrare un po' ancora il lato superiore. Vi devo dire la verità, sono contenta di aver fatto la cheratina e di avere adesso questo sottotono più freddo, anche se con le mille luci qua dentro probabilmente non si capirà nulla, però sono contenta perché prima, cioè, a me piaceva molto il rosa che avevo fatto, ok? Però quando se n'è andato mi ha lasciato questo sottotono rossastro sui capelli che non mi piaceva tantissimo e la cheratina appunto, essendo viola, va a neutralizzare il caldo. Mi piace quando ho i capelli rosa, mi piace averli, ok, di quel colore, però quando ho il capello che mi torna sul mio biondo voglio che sia freddo a più non posso, cioè freddo al massimo il colore. Quando chiedo i colpi di sole chiedo sempre che siano super super sottili, tantissimi tantissime ciocche, super sottili e assolutamente di un colore freddo. Detesto avere i capelli con un sottotono ramato, forse perché naturalmente ho i capelli biondi con un bel sottotono ramato, quindi non so perché non piace mai quello che siamo naturalmente per quanto riguarda i capelli. C'è chi li vuole, chi li ha lisci li vuole ricci, chi li ha biondi li vuole scuri. Io non faccio eccezione, vabbè, dovremmo quasi esserci per quanto riguarda il lato sinistro, che per voi credo sia il destro, quindi guardate, forse qua dietro, ok, e adesso continuiamo con quest'altro lato. Nel frattempo comunque stavo guardando tutti i disegni che mi avete mandato per il tatuaggio, ragazzi, grazie, mi state mandando un sacco di proposte, sono felicissima perché alcune sono davvero molto molto belle, cioè io già dopo un giorno che vi ho comunicato sta cosa ho difficoltà a scegliere, quindi ragazzi vi prego continuate a mandarmi disegni, continuate a mandarmi proposte per il mio nuovo tattoo, sono troppo contenta di questa, di quest'idea. E in realtà ho visto fare questa cosa a Safia Nygaard, io non so pronunciarlo il suo cognome, non penso che nessuno lo sappia, ma il video di Safia, anche lei aveva fatto scegliere ai suoi followers il suo primo tatuaggio, tra l'altro lei, ma tipo anni fa, un anno fa, due anni fa, e adesso mi è venuta troppo questa cosa di fare la stessa identica cosa per festeggiare appunto il mio decimo compleanno su YouTube, ragazzi, che non posso ancora crederci che siano 10 anni quasi che faccio video, wow, cioè wow, ma c'è qualcuno che mi segue da 10 anni? Ma sapete che a volte, tipo agli incontri, no, voi mi dite Nicole, tipo mi arrivano ste ragazze tipo di 25 anni, mi dicono Nicole io ti seguo da quando avevo 15 anni e io, oh mio Dio, sono vecchia, e cioè da un lato mi fa super, mi rende super felice ed orgogliosa sta cosa perché mi dite sono cresciuta con te, avevo 13 anni, adesso sono 23, mi sto laureando, io, oh mio Dio, non ci posso credere, e no, però a parte gli scherzi è una bellissima bellissima soddisfazione, oh, io non, cioè boom, ma come fate a sopportarmi? Come, cioè, come possibile sta cosa? Fatemi capire che quando io ho iniziato pensavo che gli unici a seguirmi sarebbero stati tipo i miei amici, le mie amiche, mia mamma e io che sarei lì a seguire me stessa, cioè veramente non me la so spiegare questa cosa, ragazzi, è stranissimo, è veramente surreale, nonostante siano passati 10 anni io ancora non mi capacito di avere tutti questi follower, di, cioè che voi siate in così, così in tanti, per capirci. Non mi sembra vero, non mi sembra vero. E comunque me lo ripeto ogni giorno che sono molto fortunata, quindi non pensate che io dia niente per scontato. Mi piace ripeterlo spesso perché è così, ma io per come sono fatta nella vita proprio non do niente, niente, niente per scontato. Le persone a cui voglio bene, le cose materiali che ho, che non sono certamente, aia, stavo per ustionarmi, non sono certamente le cose importanti della vita, ma sono fiera per ogni singola cosa che ho, per tutto, per i miei gatti, per tutto davvero, per avere a fianco a me un ragazzo che comunque mi rende felice molto, e, insomma per la mia famiglia, per appunto anche per i gatti, cioè sono... poi lo sapete, io credo molto nella legge dell'attrazione, eccetera, e quindi ci tengo ad essere grata all'universo, se vogliamo dire così, per quello che mi dà, anche per le più piccole cose in realtà, quindi
quando mi sveglio la mattina prima di andare a dormire, a volte lo faccio sia la mattina che la sera, mi soffermo un attimo, penso a tutto quello che ho e ringrazio l'universo. E in molti mi avete scritto dicendo: Nicole, ma tu che credi nella legge dell'attrazione, come fai a capacitarti comunque della fine della storia con Tomas, o comunque dei fallimenti in amore? E se conoscete un po' la legge dell'attrazione, sapete che ogni cosa succede per un motivo, e credo che tutto ci aiuti a farci crescere e comunque magari a raggiungere un livello di coscienza superiore, o comunque ad evolverci in qualcosa di più positivo. Quindi penso che tutte le esperienze aiutino a crescere, soprattutto quelle che ti fanno soffrire, perché se ci pensate, quando qualcosa ti fa stare molto male, quando qualcosa ti fa preoccupare, quando qualcosa appunto ti fa soffrire in qualche modo, tu cresci in quelle situazioni, tu evolvi, tu diventi più forte ma più saggio. E quindi credo che tutte le cose che succedono, che non devono, se credi nella legge dell'attrazione, non credi per forza che tutto quello che ti succede sia una cosa, cioè non credi per forza che tutto quello che ti succederà sarà positivo, ma credi nel fatto che tutto quello che ti succede, anche se non è positivo, succede per una ragione. E io sono fiduciosa che appunto niente succede per caso, niente accade per caso, credo che ci sia una motivazione e un big picture più grande, credo che ci sia un senso dietro a tutto ciò, e che comunque qualsiasi cosa, anche le cose appunto più negative che ti fanno soffrire, comunque ti facciano crescere. E sono convinta che se sono dove sono in questo momento è perché tutto quello che mi doveva succedere mi è successo, e niente di quello che non doveva succedere non è successo. Non so se mi capite, ma io sono convinta di ciò, e infatti devo dire che piano piano le cose vanno in meglio. In realtà si può pensare: ma come, anche quando magari le cose sono andate male, tu dici stanno andando in meglio? Perché per me è tutto un evolversi, e se una fase della mia vita finisce è perché doveva finire, e sono molto molto convinta di ciò. Quindi questo è un po' per rispondere a chi mi dice: Nicole, tu che credi nella legge dell'attrazione, come fai quando succede qualcosa di negativo, no? È assolutamente così, anche perché a volte si dice: stai attento a ciò che desideri, no? Perché potrebbe realizzarsi, ed effettivamente a volte è anche così. A volte si attirano determinate cose, determinate persone nella nostra vita, e non mi riferisco solo a storie d'amore, non mi riferisco anche ad amicizie e alle persone in generale, e perché magari devono insegnarci qualcosa, non necessariamente appunto tutte le esperienze, anche se non sono le più positive, non necessariamente io le vedo come negative, cioè vedo tutto come una cosa che mi aiuta a migliorarmi, e quindi non le vedo negativamente le cose, o almeno cerco di non farlo. Naturalmente non sono Osho e non sono il Dalai Lama, quindi sicuramente non sono perfetta in tutto ciò, ma nel mio piccolo cerco e ci provo, e cerco sempre magari di regalare un sorriso in più a chi incontro nelle mie giornate, perché so che magari anche solo un sorriso può aiutare, una bella parola. Ed invito voi a fare lo stesso, perché credetemi, tante volte un sorriso basta per migliorare la giornata a chi incontri per la strada, e ti aiuta, e poi tu sei sorridente con la prossima persona che incontri. Non so se capite quello che intendo, ma è tutto un discorso forse un po' più complicato, ma se leggete i libri che vi ho consigliato forse mi capite. Comunque io direi che ho quasi finito, poi i capelli devo lasciarli così, guarda questo ciuffo, i capelli devo lasciarli così, come sapete non posso né arricciarli né legarli con un elastico, niente di niente, devo lasciarli così dritti per 72 ore senza lavarli, comunque adesso sono pulitissimi, ma devo poi resistere 3 giorni senza lavarli, perché così la cheratina penetra al massimo nel capello e poi appunto posso andare a lavare i capelli normalmente.
con lo shampoo e balsamo. L'unica cosa è molto importante stare attenti che lo shampoo e il balsamo che andiamo ad usare non contengano sodium cloride, che sarebbe il comune sale, perché il sale dissolve la cheratina e quindi avremmo fatto un po' tutto sto imbaladan per niente, perché comunque va a dissolversi molto prima. Infatti l'avevo notato anche quando andavo al mare, perché la cheratina praticamente dopo una settimana di vacanza spariva completamente. Ok ragazzi, i capelli sembrano molto più, cioè molto, sembrano più lunghi rispetto a quando li arriccio, ma questa vi devo dire è una lunghezza che mi piace moltissimo e che vorrei tenere, però tra qualche mese vorrei andare a fare assolutamente i capelli rosa pastello, più o meno come la felpa che ho oggi, solo che purtroppo questo tipo di colore, se non vado a decolorarli, cosa che vorrei evitare di fare, dura molto poco, però posso sempre continuare a farlo se mi piace, insomma. Quindi qui continuo ancora un po' a piastrare i capelli, credo che questo video sarà lunghissimo, perdonatemi, ma lo sapete, io mi perdo in chiacchiere con voi, penso appunto di essere con un'amica ad un pigiama party e parlo per ore, perdonatemi. Comunque abbiamo praticamente finito, io adesso devo solo appunto lasciare così i capelli per 3 giorni. Questo è tutto mia family, spero di aver risposto a tutte le vostre domande o comunque qualsiasi cosa me la scrivete nei commenti, aspetto i vostri tattoo mi raccomando su Instagram e niente, un bacio grande, vi voglio bene e non so se ci sarà un nuovo video domani, lo spero, forse se no c'è sabato, ma vedremo, vi farò sapere, vi tengo aggiornati. Scusatemi, questo periodo di trasloco è un po' un casino, ma recupererò. Un bacio grande, ciao!